Ciao amici, come primo video oggi voglio farvi vedere una montatura semplice da eseguire e facile da usare, specialmente per chi è alle prime armi. Questa montatura qui è una montatura adatta per la pesca di fondo in porto, però è una buona variante anche per il surf casting. Ripeto, per chi ha le prime armi, la montatura è buona, funzionale e valida. La montatura in questione è la montatura scorrevole. Allora, la montatura scorrevole, come la eseguo io, si fa così. Partiamo con un filo in fluorocarbon, dove noi questo filo cominceremo a fare una doppia asola. Pieghiamo circa una quindicina di centimetri, così lo reggiamo, cominciamo a fare delle spire strette. Ecco, fatto queste spire, il nostro filo, diciamo, si rinforza. Fatte queste spire, prenderemo ancora la metà. Sì. Manteniamo e andiamo a fare un classico nodo. Facciamo passare l'asola dentro due volte, sì, e stringiamo, bagniamo e stringiamo il tutto. Tagliamo l'eccedenza e abbiamo una doppia asola rinforzata a due fili. È molto più sicura in fase di lancio. Così. Poi, dal nodo dell'asola andremo a misurare 80 centimetri. A 80 centimetri la pieghiamo un po'. Il fluorocarbon basta che lo schiacci un po' e rimane piegato. Vedete? Rimane piegato. Tagliamo 5-6 cm, 10 cm per fare il nostro nodo e lo tagliamo. Abbiamo il nostro trave segnato, 80 cm. Questo qui è il nostro trave. Adesso prendiamo il nostro piombo, in questo caso un piombo scorrevole, prendiamo il piombo scorrevole, in questo caso è un 70 grammi, e lo facciamo passare nel nostro trave. Così. Facciamo passare e lo poggiamo. Poi prendiamo una perlina, quella in gomma fosforescenti, e la facciamo passare nel trave. Così. Poi prendiamo
una girella. In questo caso sto usando una perlina del numero 7 della Colmich e una micro girella del 18, sempre Colmich. Facciamo passare il nostro trave e la facciamo battere dove abbiamo segnato, dove abbiamo fatto la nostra piega prima. Così. E andremo a fare un classico nodo a spire. Sette, otto giri bastano. Facciamo passare nell'asola che si è creata del nostro filo. Così. Bagniamo il tutto e lo serriamo. Ci troviamo in questa posizione qui. Tagliamo l'eccedenza. Poi prendiamo la nostra perlina e la incastriamo sul primo occhiello della girella. La perlina fa da la salvanodo. Non mettendo la perlina andremo a recidere il nostro nodo con il piombo, quindi romperemo subito. Sì. Poi per il nostro terminale prendiamo un altro filo, sempre in fluorocarbon. In questo caso ho usato uno 0,25 di trave e uno 0,18 di terminale. Prima di tagliare il nostro filo dalla bobina, mettiamo il nostro amo. In questo caso questo è un amo del 12 della Colmich a occhiello. Questo è molto adatto per la renicola. Facciamo il nostro nodo. Dopo per i nodi ognuno può fare come meglio crede, col nodo che ci si trova meglio. Fa passare la nostra asola. E tiriamo. Andiamo e tiriamo. Tagliamo l'eccedenza. Sempre meglio lasciare, vedete, meno di un centimetro di, così, di baffo. Vedete il baffo? Questo qui ci fa da ferma esca. Quando andremo a mettere il nostro verme, questo baffetto qui, di quasi scarso un centimetro, bloccherà la nostra esca, ci farà da blocca esca. Ora
dal nodo del nostro amo, misuriamo 1 metro. A 1 metro facciamo lo stesso sistema di prima, lo andiamo a piegare, così abbiamo il nostro segno, e tagliamo quando basta per fare il nostro nodo. Abbiamo segnato. Poi prendiamo un pezzettino di guaina termorestringente, un centimetro più o meno, e lo facciamo passare nel nostro terminale. Poi prendiamo il terminale e lo leghiamo alla nostra girella. Facciamo passare 2 volte. Facciamo passare 2 volte. E lo portiamo al segno che abbiamo fatto. Facciamo il nostro nodo. Una decina di giri vanno bene. E lo facciamo passare nell'asola. Bagniamo e tiriamo il tutto. Tagliamo l'eccedenza. Prendiamo la nostra guaina che abbiamo infilato precedentemente e copriamo l'occhiello e il nodo della girella, in modo che è libero di girare e il nodo è protetto. Prendiamo il nostro accendino. E la stringiamo. Ecco qua. Abbiamo fatto la nostra montatura scorrevole. Ripeto, partiamo con un'asola 80 centimetri. Lo segniamo 80 centimetri. Lasciamo un po' di eccedenza per fare il nodo. Infiliamo il nostro piombo, la nostra perlina e poi andremo a fare il nodo sulla nostra girella. Incastriamo la perlina così il piombo batte. Poi mettiamo l'amo, partiamo dall'amo del nostro terminale. Mettiamo prima l'amo, lo annodiamo. Misuriamo 1 metro, a 1 metro lo segniamo, lasciamo l'eccedenza per fare il nodo, lo portiamo a battuta, infiliamo prendiamo un pezzo di guaina restringente, passiamo nel
nel terminale e poi andremo a fare il nodo sulla girella. Prendiamo la nostra guaina, la mettiamo sull'occhiello della nostra girella e lo stringiamo. Così il nodo è protetto. 1 metro di terminale e il nostro amo. Quando questo sarà in acqua, che l'abbiamo nello steso per bene, l'esca sarà a 1 metro, starà a 1 metro dal nostro piombo, quindi è totalmente indisturbata la nostra esca da sola. E quando il pesce andrà a picchiare, diciamo, il nostro filo è libero di andare su e giù, vedete? Avendo una percezione della canna molto dettagliata, si avvertono anche le più minime toccate, si vedono. Avendo chiaramente una canna buona, una canna adatta allo scopo, ecco, sensibile. Questo si muove, il piombo si impianta a terra e questo va su e giù. Ora, i piombi che io adopero per la montatura scorrevole sono di questo tipo. Abbiamo questo tipo qua con delle punte su e giù. Questo qui è molto adatto nel recupero. Quando andremo a recuperare questi artiglioni, queste punte andranno ad alzare la sabbia, a scavare la sabbia, ad alzarla, aumentando, diciamo, la frenesia del pesce, ecco, specialmente nelle mormore, sono molto attirate dalla sabbia che si smuove e avremo una maggiore probabilità di prendere qualcosa nel recupero. Queste ore. Poi abbiamo il piombo a pera, sempre scorrevole, a pera, per le giornate di calma, ecco, quando il mare è calmo, in assenza di corrente, usiamo questo qua. Poi abbiamo il piombo a palla, poi abbiamo piombo a missile con le ali, piombo a missile senza ali. Le grammature che io uso di solito vanno dai 40 grammi fino ai 100 grammi. I terminali, i travi che uso, il diametro va dallo 0,22 così per i 40 grammi fino ad arrivare a un massimo di 0,50 per i 100-120 grammi. Il terminale va dallo 0,14 allo 0,30 in base a cosa vogliamo insidiare. Gli ami che io uso vanno dal 12 all'1, perché qui si può mettere di tutto. Possiamo mettere dall'arenicola fino al trancio di Mugine, di Sarda, qualunque cosa, in base al nostro tipo di esca e a ciò che vogliamo insidiare. Rapportiamo il nostro trave, il nostro terminale e il nostro amo. Così. Bene, ragazzi, per adesso è tutto. Questa è la montatura che io
che io uso, montatura scorrevole che io uso principalmente dal importo per la pesca a fondo. È una buona montatura, facile, semplice, sia da usare che da montare, diciamo. Semplicissima. Dopo, quando abbiamo finito, partiamo dall'asola, prendiamo la nostra ruzzola, avvolgiamo il tutto. E abbiamo una montatura pronta da usare. Farsi sempre una bella scorta di vari tipi di montature, di piombi, così abbiamo, in base a come il mare, abbiamo pronte le nostre montature. Così. La nostra ruzzola, semplice. C'è chi la montatura scorrevole la installa direttamente sullo shock leader, sul filo in bobina, mettendo il piombo, terminale e tutto. Però io non faccio così. Perché? Perché delle volte spesso capita che il mare cambia da un momento all'altro e noi saremo costretti a cambiare il nostro piombo, il nostro trave, il nostro terminale. E dovremo tagliare i nodi per poi rimettere il piombo. Troppo tempo, perdiamo troppo tempo. Facendo questo, noi abbiamo il nostro aggancio rapido sullo shock leader. Dall'asola possiamo togliere una montatura e metterne un'altra in pochissimo tempo. Così non perdiamo tempo e possiamo cambiare e scambiare le montature a nostro piacimento. Le nostre ruzzo per oggi è tutto. Ringrazio a tutti per l'ascolto. Spero che questo video vi sia stato di aiuto e spero che vi sia piaciuto, ecco. Grazie a tutti e al prossimo video. Ciao amici.